Venire la consigliera Matano del gruppo dei 5 Stelle, a lei la parola. Grazie signor Presidente. Allora, come ha detto il vice sindaco Panini, questa è la delibera sul differimento dei termini per la scadenza del pagamento nel 2020 del canone d'imposta comunale pubblicità. È una delibera del 26, delibera c'è scritto che la disponibilità dei mezzi attraverso i quali sono diffusi i messaggi pubblicitari è soggetta al pagamento, come dicevamo, di un canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, e che è composto questo canone sostitutivo da due componenti, l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'allocazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti. Allora, c'è scritto anche che per il 2020 già erano stati inviati i bollettini di pagamento e che le scadenze erano per gli importi di canone inferiori a 1.549,27 euro al 31 gennaio 2020, quindi prima del Covid, e per quelli superiori a 1.549,27 euro in 4 rate, di cui una scadeva sempre il 31 gennaio, sempre prima del Covid, quindi questi avrebbero dovuto già versarli. E poi c'erano tre scadenze a marzo, giugno e settembre. Allora, quindi poi qui c'è scritto che, considerato che l'emergenza epidemiologica ha indebolito la città nel suo complesso, ma ripeto, sempre a partire da marzo, quindi ripetiamo, quelle al 31 gennaio dovrebbero già essere state pagate, quindi chiediamo di sapere se è avvenuta questa cosa o se non le hanno proprio pagate. Si chiedeva di appunto rimandare, come chiesto nella delibera, il pagamento, perché in quanto non è percorribile la sospensione del canone, ma è percorribile solo una rimodulazione, perché si deve salvaguardare gli equilibri di bilancio e comunque si deve trovare modo di assicurare tali entrate entro il 2020. Come vi dicevo, le prime rate avrebbero già dovuto essere pagate e invece voi chiedete che quelle minori di 1.549,27 euro siano spostate il 31/10, ma quelle, la rata unica, l'avrebbero dovuta già pagare, quindi non capiamo perché la volete spostare al 31 ottobre, visto che la scadenza era il 31 gennaio. Stessa cosa per quelle superiori. Per i canoni superiori a 1.549, le quattro rate, voi volete spostare la prima rata che scadeva il 31 gennaio in epoca pre-Covid, la volete spostare al 31 luglio. Anche qui potete spostare le altre tre rate oltre, ma non la prima rata che avrebbe già dovuto essere pagata. Nel parere contabile, appunto, si dice che per spostare queste rate ci saranno dei riflessi sui flussi finanziari. Ma c'è anche un'altra cosa che si dice, che noi dovremmo essere ristorati dal governo per le perdite. Quindi com'è? Ci spiegate com'è questa cosa? Se il governo ci ristorerà delle perdite, com'è che dovranno pagare la tassa, lo stesso, il canone, se comunque il governo ci ristorerà? Grazie.